Il nostro progetto inizia impostando nei denti coinvolti intermedio ridotto e ricordandoci di flaggare in Design Week Timbal con Yes. Seguendo il percorso Wizard, disegneremo la gengiva e successivamente, quando richiesto, sceglieremo la nostra libreria, in questo caso Black Tiger. Adesso vorrei la vostra attenzione su questo particolare. Come vedete, io ho bloccato da canino a canino lasciando di default la catena. Se io importo da un file esterno come oggetto di visualizzazione una griglia aurea, vedrete che posizionata e ridimensionata, i denti che sono rimasti in default dalla modalità catena sono in perfetta posizione aurea. Questo dipende da una manipolazione dei metadata sulle nostre librerie. Lo step seguente sarà quello di ridurre in Timbal, ma prima di questa riduzione facciamo un piccolo passo indietro e spieghiamo che cos'è il moncone Timbal. Abbiamo preso un dente completo di radice. Da questo dente abbiamo eliminato la corona. Abbiamo disegnato un moncone con il modulo della telescopica e rendendolo trilobato. Questo ci consente, con questo disegno, di avere una perfetta cementazione dei denti anche su un'altezza di 3 mm. Dopodiché abbiamo troncato la radice e ne è derivato il nostro Timbal personalizzato per ogni dente della libreria. A questo punto il Timbal va posizionato e attraverso il comando corretta posizione lo possiamo ulteriormente perfezionare. Sempre seguendo il percorso Wizard possiamo intervenire nella gengiva e vi consiglio di affogare interamente il Timbal all'interno della placca. Adesso attenzione a questo passaggio. Vedete che sempre in modalità Wizard il nostro moncone Timbal viene riconosciuto in maniera automatica da Exocad, che eseguirà una linea di margine in maniera del tutto automatica. Arriva il momento in cui Exocad ci fa editare le nostre corone secondarie. Una volta create, con la modalità che conosciamo di freeform, possiamo ulteriormente perfezionare la forma.
ci permette anche di gestire i connettori in maniera wizard o singolarmente per ogni dente. A questo punto non ci resta che aspettare che Exocad generi il WhatsApp della primaria. Come vedete, in completo automatismo lui va a delineare perfettamente il profilo di emergenza delle nostre corone secondarie. Questo progetto con queste corone è stato applicato ad una protesi mobile, ma chiaramente è un progetto che si può applicare a qualsiasi cosa, ad un overdent su impianti, ad una Toronto o a qualsiasi cosa voi vogliate. Se voi importate quella primaria in modalità gengiva, vi rendete conto del risultato che possiamo ottenere. All'interno della cartella Explorer di Exocad, a questo punto troverete generato sia la parte primaria sia tutte le corone secondarie. Buon divertimento e alla prossima. Ciao!